in questa bellissima, bellissima location e veramente mi riempie il cuore, sono fortemente emozionata. Siamo qui per la presentazione di Storie Campane. Storie Campane è il primo prodotto editoriale in rivista di Storie di Napoli. Storia di Napoli è una realtà meravigliosa in cui mi trovo da qualche mese, ormai da forse un anno e qualcosa, e di cui vado fortemente fiera, perché Storia di Napoli riesce a raccontare delle realtà che a volte sono dimenticate, che a volte vengono prese poco in considerazione. Io dico sempre che Storia di Napoli racconta le micro storie che fanno parte della storia, quella con la S maiuscola, che viene maggiormente raccontata. Invece Storia di Napoli si concentra su quelle che la compongono, sulle lettere minuscole della lettera, della storia con la S maiuscola. E questo è bellissimo e fondamentale. Sarò molto breve e voglio appunto ringraziare prima di tutti i miei compagni di avventura, tutti, che sono qui sparsi per il giardino e vedo ogni tanto comparire. E siamo 15 ragazzi, tutti, mi piacerebbe dire tutti sotto i 30 anni, ormai. Grazie, perché aspetta, non più tutti, però tutti molto giovani, tutti molto appassionati. E poi ringrazio ovviamente Palazzo Venezia, che ci ha ospitato per questa iniziativa. Gennaro Buccino, che dopo, se vuole, può accompagnarci con due parole. E in più, ovviamente, oltre Federico e Laura, Federico Cogliore e Laura D'Avosta, che sono fondatore e direttore editoriale della nostra rivista, fondatore di Storia di Napoli e direttore editoriale di Storie Campane, abbiamo Maurizio De Giovanni, che ci ha fatto la splendida sorpresa di essere qui, questo regalo grandissimo, Flavia Sorrentino e Sergio Fermariello, che sono tra i più grandi esponenti della nostra cultura partenopea. Ci hanno fatto davvero un grande regalo, per cui siamo fortemente felici. Detto questo, lascio subito la parola a Gennaro, se vuole dire due parole per raccontarci come mai ha scelto di ospitarci qui. E vi saluto, vi ringrazio ancora e buona serata. Grazie, buonasera a tutti per essere venuti qui a Palazzo Venezia. Ruberò giusto due minuti per raccontarvi giusto la storia di Palazzo Venezia. La costruzione di questo palazzo risale al 1396. Nel 1412 il re Ladislao Durazzo l'ha ceduto alla Repubblica di Venezia ed è stato per oltre 400 anni la loro sede diplomatica. Poi tra il 600 e il 700 noi abbiamo avuto l'eruzione del Vesuvio, la peste, la carestia, quindi gran parte di questo palazzo andò distrutto, fu abbandonato e fu acquistato da Gaspare Capone, che era un giurista napoletano, il quale ne fece una sua dimora privata. Ecco perché questo palazzo ancora oggi è privato, abbiamo un proprietario di tutto il palazzo. Noi siamo un'associazione culturale che l'abbiamo preso in affitto nel 2009. E considerate che negli ultimi 50 anni all'interno vi è stata una fabbrica di occhiali, quindi era in condizioni pessime e noi da soli, senza sostegno regione, provincia e comune, stiamo cercando pian pianino di riportarlo alla luce e restituire questo spazio a tutti noi. E, questo giardino è l'ultimo giardino rimasto intatto del Settecento napoletano. Il nostro intento, come vi dicevo, è restituire questo spazio organizzando eventi. Ecco perché ho scelto di ospitare, perché loro sono la rappresentanza davvero della cultura nostra napoletana e si stanno impegnando tantissimo affinché, ecco, tutto possa tornare alla luce. E, detto questo, vi ringrazio per essere intervenuti tutti voi e speriamo di vederci quanto prima. Grazie e buon proseguimento. Allora, buonasera a tutti, io sono Federico Quagliuolo, fondatore di Storie di Napoli e Storie Campane. Sono due cose, ecco, che viaggiano insieme. Lascerò poco, parlerò molto poco, sia io che Flavia, che Laura, in modo tale da lasciare... No, non è vero, Flavia deve parlare. E lasciando spazio, insomma, a Maurizio, che ci ha fatto questa enorme sorpresa di essere qui con noi e siamo onoratissimi di averlo, così come tutti i nostri ospiti, e di veramente di aver riempito questo giardino che già qui è storia. E oggi noi stiamo scrivendo la storia, perché Storie Campane è una rivista, sembra una cosa strana. Noi siamo nati online, siamo diventati la più grande attività di promozione culturale di un territorio regionale, perché Storie di Napoli, il sito, ha 400.000 iscritti sui social, da TikTok a Facebook, ha un bacino di utenza di 11.800.000 lettori, dati 2021,
a 7.900.000 spettatori sui nostri video. Quindi diciamo non esiste nulla in Italia che racconti una regione come noi, cioè, quindi pensate la Campania dove sta arrivando, arriva in Giappone, arriva in Siberia, arriva in Australia e oggi arriva su carta. Questa è una cosa interessante, diciamo, com'è possibile? Cioè da una tiratura di 11 milioni di spettatori tu vai a fare Storie Campane che ha una tiratura di 5.000 copie, cioè insomma diciamo è una cosa un po' strana. In realtà nasce da un dato statistico molto interessante. Se tu vai a vedere in media un lettore, cioè una persona sul web passa su un sito 20 secondi, sul nostro sito è un minuto, però in un minuto tu che vuoi leggere? Cioè una fotografia, che vuoi vedere, che vuoi scoprire? E allora abbiamo capito paradossalmente proprio nella inondazione digitale che abbiamo vissuto che era necessario fare il contrario, cioè riprendere, ecco, una sorta di slow food però della cultura, quindi una fruizione lenta. Noi siamo andati nei luoghi, poi lascerò, insomma Laura parlerà della rivista, siamo andati nei luoghi e li abbiamo raccontati, e così come siamo stati lenti nella scoperta di questi luoghi, nel racconto, così il lettore ha tutto il tempo, la notte, sotto la spiaggia, quando vuole lui, di fruire di questa cultura. Ecco, quindi a volte, come dire, pochi ma buoni, e questo è il senso di questa rivista. Lascio ora la parola a Laura, così facciamo parlare i nostri ospiti. Allora, buonasera, sarò breve anche io sono Laura Da Rossa, direttore editoriale, e quello che abbiamo voluto fare con questa rivista è stata la più grande scommessa con noi stessi che abbiamo mai fatto, perché siamo diventati a tutti gli effetti editori di noi stessi. E non abbiamo soltanto voluto creare un insieme di racconti, di articoli, ma abbiamo voluto creare un unico racconto, collegando tutte le storie che ci sono qui con un tema che accomunasse tutto, ed è il tema della sorta, della buona sorte. Un po' come nostro augurio personale, sperando appunto che questo sia un ulteriore successo come tutti quelli che abbiamo avuto finora, un po' perché è un tema molto sentito comunque a Napoli e in Campania, ma soprattutto perché il nostro gruppo in realtà è nato per fortuna. Noi ci siamo conosciuti grazie a una serie di fortunati incontri, possiamo dire. Io e Federico ci siamo conosciuti al liceo, a una festa di 18 anni, quindi proprio dal nulla. È stato un caso. Sì, l'altro ieri, sì. No, era ieri. E quindi, insomma, è stato un caso. Però, diciamo, dal caso poi è nato qualcosa di più grande, e soprattutto non è stata poi la fortuna che ci ha sempre accompagnato, perché abbiamo avuto blocchi, attacchi hacker. Il primo giorno che è uscita questa rivista il nostro sito è stato bloccato, quindi insomma la fortuna ci ha uniti, però quello che ci ha portato avanti è stata la nostra passione, la nostra determinazione, la nostra capa tosta, possiamo dire, perché non le abbiamo superate tutte. Quindi questo è un punto di arrivo per noi, un traguardo sicuramente, però è anche un punto di partenza, perché è il primo numero, quindi noi speriamo di incuriosirvi, di arricchirvi anche di un dettaglio, di un particolare che non conoscevate, e di lasciarvi qualcosa, perché l'obiettivo sul web cartaceo è sempre lo stesso, ovvero rendere consapevoli le persone del patrimonio artistico che hanno, perché spesso non ne siamo consapevoli, e se non ne siamo consapevoli non li potremo mai valorizzare. Detto questo, lascio la parola a Gio Giovanni, grazie mille per essere venuto. Sì, ciao a tutti. Io accetto volentieri i ringraziamenti, ma ringrazio voi in realtà. Non vedo come sia possibile mancare a questo tipo di iniziative, non vedo come sia possibile mancare a questo tipo di incontri. Ed è colpevole, come dicevamo prima con Flavia, è colpevole chi non lo fa. C'è un ragionamento molto, molto importante da fare ed è assolutamente in linea con le vostre iniziative. Io sento sempre un forte dibattito sulla normalità di questa città, no? Come se questa città dovesse per forza essere omologata, diventare normale. Si chiede a gran voce che questa città diventi una città normale. Certo, il miglioramento dei servizi, certo il miglioramento delle strutture, certo il superamento di gravissimi handicap che noi abbiamo, che ci portano fuori dall'Europa in questo momento. Primo fra tutti, ed è una cosa che dico sempre, il dato bestiale della dispersione scolastica. Questa città ha il 38% di dispersione scolastica. 4 ragazzi su 10 nell'età scolare non vanno a scuola.
E che cosa fanno? Quello che fanno questi quattro ragazzi sono i crimini che questa città ha nei confronti dei giovani e anche i crimini che i giovani di ritorno fanno nei confronti della città. Il lavoro nero, nella migliore delle ipotesi, la delinquenza minorile, nell'ipotesi media, la criminalità organizzata, nella peggiore delle ipotesi. Quindi negare questo significa non guardare l'evidenza, significa non capire la realtà. Ma a fronte, dimenticare chi siamo, come siamo e soprattutto come siamo diventati quello che siamo, è secondo me una palla al piede, una zavorra che ci tiene a fondo. Una zavorra che ci tiene a fondo. Questa città non ha tare genetiche. Il popolo di questa città non ha croci che si deve portare per forza addosso. Il popolo di questa città ha avuto un colpevole, clamoroso disinteresse istituzionale, nella migliore delle ipotesi, per cui questo luogo, che è il luogo più densamente popolato d'Europa, è la più grande metropoli di una regione d'Europa, che è il meridione d'Italia, che ha un prodotto interno lordo inferiore a quello greco e che quindi ha una condizione di sottoposizione terribile nei confronti del resto dell'Europa, è l'effetto, non una causa. Capire chi siamo è necessario. Ogni forma di rivalsa deriva dall'orgoglio. Ogni forma di orgoglio deriva dall'identità. Non puoi essere orgoglioso se non sai di che cosa esserlo e se non sai chi sei. Ogni forma di identità prevede la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, archeologico, architettonico, musicale che noi abbiamo. Questa vostra iniziativa è fantastica perché si innesta in questo tipo di problema. Riguadagnare da parte dei giovani una identità, la consapevolezza di un'identità. Io provocatoriamente, in un incontro recente che abbiamo fatto ad Ascoli Piceno, in cui incontravamo, c'ero io e Edoardo De Crescenzo, che ha fatto un bellissimo album in cui rivisita la musica napoletana classica, ci facevamo una domanda. Voi quanti ragazzi sotto i 30 anni conoscete che conoscano almeno 3 canzoni napoletane classiche? In tutto il testo. 3 canzoni, non dico recitare Basile, dico 3 canzoni napoletane classiche e 3 ragazzi sotto i 30 anni. Ognuno di noi ce li ha fuori dal gruppo che propone questa bellissima cosa. La canzone napoletana è un dato culturale imprescindibile. Imprescindibile. La poesia, la letteratura, l'arte, il teatro napoletano non sono prescindibili nel riconoscimento e nella sistemazione della nostra identità. Allora che cosa dobbiamo fare noi, che siamo grandi di età e che la parte nostra o ce la siamo già giocata o ce la stiamo giocando adesso? Dobbiamo mettere loro in condizioni di poter parlare ad alta voce e avere la fortuna di trovare un gruppo di ragazzi così giovane, che ha il senso dell'identità, che ha la voglia dell'identità, che ha la produzione culturale per fare identità, è assolutamente un regalo, è un regalo meraviglioso. Io sono felice di essere qui, orgogliosissimo di essere qui, sono io che ringrazio voi per tutti questi motivi, perché per tutti questi motivi voi andate ringraziati, andate sostenuti, andate aiutati, andate proposti, andate presentati in ogni momento. Quindi io sono qui soltanto per prendermi la responsabilità personale, perché per mia fortuna io rappresento solo me stesso, però la responsabilità personale di essere dalla vostra parte con tutte le forze che ho e di rispondere volentieri a ogni volta che mi chiamerete. Grazie. Sarà un onore chiamarti. Io ringrazio Maurizio, uno, per queste parole meravigliose che ha speso per noi, e prima di introdurre Flavia vorrei approfondire questa cosa, perché ha detto una cosa molto interessante. Non so se conoscete la poesia che si chiama Campanilismo di Raffaele Viviani. Bellissima, è una poesia straordinaria che parla proprio di un altro nemico che abbiamo, che non è solo il disinteresse, a volte anche
i napoletani stessi che si fanno del male fra loro, e io proprio da questo lato invece vorrei parlare. Ho avuto la fortuna in questo lungo periodo, insomma, di storie di Napoli, storie campane, di conoscere tante persone anche nel nord Italia. Stranamente, e dico stranamente, non ci sono iniziative analoghe nel resto del paese. Cioè non esiste una storia di Milano, non esiste una storia di Roma, esiste una storia di Napoli. E abbiamo però trovato, insomma, una serie di iniziative di promozione a Milano, e devo dire la verità, mi sono sentito con loro un poco come quando a scuola sei il bambino, quello sfortunato, dei genitori che non ti possono pagare la gita, insomma, sai, quello, il bambino di serie B, ecco, mi sono sentito proprio così, perché vai a vedere, insomma, queste persone che hanno una struttura molto più piccola della nostra, fanno molte meno cose di noi, non chiaramente per minimizzarli, e li trovi a fare collaborazioni con grandi brand che vanno a promuovere Milano. C'è un'altra persona che magari nella regione toscana è diventata il volto di questa regione. C'è una promozione, c'è una sinergia tra gli enti e la impresa privata e gli attori sul territorio, che è straordinaria, che poi fa la fortuna di cioè lo storytelling è quello. E quindi io per questo sono orgoglioso qui di avere vicino a me Flavia, perché è una persona che ci ha seguito sin da quando eravamo veramente piccolini e ci ha sostenuto da sempre, e ora appunto ha un ruolo importante all'interno del Comune di Napoli, proprio perché è quella parte di quella politica a cui dico: seguiteci, aiutateci, invitateci, fateci fare cose. E lo dico alla politica, lo dico alle istituzioni anche private, lo dico a tutti, perciò ringrazio il Palazzo Venezia, perché questo è un esempio di sinergia. Cioè noi abbiamo questa unicità in Campania di essere giovani, parlare da giovani, perché la storia funziona a quanto pare, se abbiamo questo determinato seguito, e se qui ci sono sedute tante persone che hanno effettivamente dall'età sotto i 30 anni, quindi significa che effettivamente c'è qualcosa che funziona nella nostra narrazione. Aiutateci a parlare con la vostra forza anche a tutte le persone che non possiamo raggiungere organicamente noi. Questo è il senso, e questo è il senso della rivista, e lo leggerete nelle pagine posteriori, quindi io, insomma, chi non l'ha comprata chiaramente poi alla fine di questa chiacchierata la comprerà, perché c'è proprio condividila, non con il tasto condividi che magari è molto egoista, ma condividila, dalla in mano a un'altra persona, falla leggere. Non è il problema del profitto che non te la sei comprata, ma se l'hai fatta vedere a un'altra persona hai veramente avuto quel contatto umano che ha creato una catena, e quindi qui ci serve un grande grande aiuto, e io quindi ti lascio con questo grande fardello, Flavia. Grazie mille. Allora, che dire, io sono abituata a parlare nei contesti pubblici, perché la storia della mia vita è una storia pubblica, e, però mi rendo sempre conto che quando poi veramente ci tengo tanto ai luoghi che ho la fortuna e il piacere di attraversare, di conoscere, io mi emoziono, e questa è una di quelle serate in cui sento dentro di me di essere emozionata. Intanto perché ho un privilegio, quello di stare accanto a Maurizio De Giovanni, e questo lo dico senza infingimenti, lo dico senza retorica, lo dico perché lo sento, perché ci credo e lui lo sa, perché io credo che se Napoli deve migliorare osservando la qualità, la cultura, il garbo, la conoscenza, la profondità, la napoletanità vera, identitaria, che Maurizio riesce a rappresentare ed incarna. E quindi sono particolarmente felice stasera di essere al centro di due persone di cui ho grande stima, Maurizio, come dicevo, e Federico. La mia storia con Federico è una storia che inizia qualche anno fa, direi forse 3 anni fa o 3 anni e mezzo fa. Io incontro Federico, vi racconto questo aneddoto perché è importante capire il contesto, e il motivo per il quale forse sono anche io oggi seduta qui a raccontare quanto io apprezzi questo lavoro editoriale che ho detto prima a Chiara essere per me il progetto editoriale più interessante che la Campania, che la città di Napoli possa portare all'attenzione della cittadinanza, perché non è facile, perché in un momento in cui i social, i mass media sono quelli che fanno da padrone nel racconto della comunicazione generale, non è facile decidere di portare avanti invece un progetto editoriale su carta, e quindi scommettere anche rispetto a quello che è la reazione di chi ovviamente verrà a conoscenza di questo grande lavoro. Come dicevo, con Federico ci siamo conosciuti 3 anni e mezzo fa,
Io ero delegata all'epoca del sindaco di Napoli con una delega specifica, l'autonomia della città, e portavo avanti un progetto nel quale ho sempre creduto, perché credo che poi rappresenti un po' il fil rouge che tiene tutti insieme stasera. All'epoca rappresentavo un progetto chiamato Difendi la città, ed era il primo sportello gratuito di comunicazione tra i cittadini di Napoli e l'amministrazione comunale per segnalare ogni qualvolta si fosse sentito in televisione, attraverso le radio o si fosse letto su carta stampata un'offesa, un'ingiuria, una diffamazione nei confronti della città, i cittadini potevano segnalarlo al comune di Napoli e avrebbero avuto uno sportello, un ufficio in grado di rispondere a quelle segnalazioni e di provare a portare avanti dei provvedimenti concreti. Perché io sono sempre partita dal presupposto che chi narra il male di Napoli rafforza il male di Napoli. Chi narra anche il bene di Napoli non nega il male, ma prova a sconfiggerlo. Ed è questo, credo, e ti ringrazio, credo che sia questo l'elemento poi fondamentale che deve vedere tutti uniti in questo lavoro straordinario di riappropriazione della nostra identità. Il senso di appartenenza, l'orgoglio di cui parlava Maurizio, è quello che può aiutare anche i napoletani scettici a cui facevi tu riferimento a rispettare di più la nostra città, perché si ama solo quello che si rispetta e si rispetta solo quello che si conosce. E quindi se noi ci riappropriamo della conoscenza di quello che siamo stati, della nostra storia, della nostra cultura, della nostra identità, abbiamo l'opportunità vera di cambiare le cose, perché è attraverso il passato e attraverso chi siamo stati, attraverso la nostra storia, che possiamo davvero riappropriarci della prospettiva del futuro. Oggi lo dico da giovane di questa città che ha l'onere e il grandissimo onore di essere il vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli più giovane della storia della città. E questa esperienza, credetemi, è un'esperienza di grandissima responsabilità, ma anche particolarmente affascinante. Perché oggi io sto dall'altro lato, c'ero anche 3 anni fa quando c'era Federico, quando ho incontrato Federico, ma in quel momento io mi sentivo vicina alle istituzioni, non addentro alle istituzioni, perché avevo avuto una nomina da parte del sindaco, quindi un'attestazione di fiducia da parte del sindaco, non il mandato popolare, che è una cosa molto differente, perché questo ti dà grande responsabilità, ma ti fa anche capire veramente come puoi cambiare le cose da dentro. E allora quando ho incontrato Federico per quel progetto, io l'ho incontrato perché volevo che quel progetto potesse crescere, e infatti da sportello è diventato il primo osservatorio italiano contro la discriminazione territoriale. Federico è stato uno dei 20 componenti, uno dei 20 professionisti che mi ha aiutato per 2 anni e mezzo a portare avanti un'azione antidiscriminatoria e di contronarrazione del male e della negatività che viene sempre raccontata attraverso i giornali, la stampa, i social media. E quindi quanto è importante oggi il lavoro che fa Federico, che fanno i 15 professionisti di Storia di Napoli, tutti giovani, tutti appassionati, tutti capaci, tutti consapevoli, tutti studiosi della nostra storia, che fanno un lavoro di contranarrazione puntuale. Non serve più lo sportello Difendi la città, non serve più l'osservatorio contro la discriminazione nazionale nei confronti della città, perché credo che si sia creata una rete spontanea di cittadini che attraverso la propria professionalità e ciascuno attraverso il proprio ruolo sta facendo quel lavoro fondamentale che le istituzioni devono rappresentare sempre, ma che oggi viene corroborato dalla forza popolare. Ero da sola quando ho iniziato quel percorso e qualcuno avrà pensato anche che fossi un po' matta, perché in un paese che fa in qualche modo del racconto distorto, distante, sbagliato di Napoli anche un suo elemento contraddistintivo, trovare qualcuno che, un giovane che da quella città dice io non ci sto, non la voglio raccontare la mia città, così probabilmente desta anche un po' di preoccupazione in chi ti guarda o in chi ti ascolta. Però oggi per me è fondamentale essere in un luogo così straordinario della città e vederlo gremito. Voi avete realizzato qualcosa di straordinario e non è scontato, non è semplice, non è facile, perché lo fate con la forza della vostra gioventù, ma anche con la difficoltà di far capire che quello che state facendo ha un valore importante, che non è solamente un valore rispetto a quella che è la vostra passione, la vostra professionalità, ma un valore verso la città, verso i napoletani, verso i cittadini e mi sento di dire verso i campani e più in generale verso i meridionali, perché noi abbiamo tanto bisogno di questo senso di riscatto che si materializza nelle cose concrete.
E allora che cosa può fare un giovane di Napoli che oggi sta dall'altra parte della barricata, sta dalla parte delle istituzioni? Una cosa innanzitutto, non lasciare soli questi esempi di positività e di straordinario coraggio e affermazione di sé che voi oggi rappresentate. Io mi sento onorata di essere stata invitata da oggi da voi e mi sento anche responsabilizzata, perché so che da domani mattina l'intervento che faccio e l'incontro che abbiamo fatto non può rimanere lettera morta. E allora mi impegno affinché il Comune di Napoli e quindi oggi l'istituzione cittadina possa essere megafono di questa iniziativa privata, personale, però corale, che abbraccia un concetto fondamentale. Questa città si salva se si riappropria del proprio orgoglio identitario, del proprio senso di appartenenza e se si riesce a fare rete, perché la cosa fondamentale è fare in modo che il bello e il buono di questa città si possa incontrare, incrociare e crescere insieme. Da soli non andiamo da nessuna parte, ma se ciascuno di noi ha la forza di abbracciarsi nelle cose positive che questa città ha tanto da dare e da raccontare, allora credetemi, dei piccoli cambiamenti, piccoli grandi cambiamenti si possono realizzare. Io ne sono la dimostrazione. Ho iniziato con una delega gratuita in un ufficio senza finestra in cui c'ero io ed un computer. Poi ho incontrato Federico, ho incontrato 20 professionisti, ho realizzato il primo osservatorio italiano contro la discriminazione territoriale, oggi sono un'eletta del popolo, sono il vicepresidente del Consiglio della terza città d'Italia e non lo dico perché mi autoelogio di una posizione, ma perché penso che quando si crede fortemente in qualcosa, quando fortemente si porta avanti con orgoglio ciò in cui si crede, le cose si realizzano e si realizzano con la passione, con la determinazione, con la perseveranza e con l'amore, l'amore profondo che anima ciascuno di noi. Oggi noi siamo legati forse da un unico grande sentimento, l'amore per questa terra, e con l'amore tutto si riscatta. E quindi grazie per il coraggio che oggi avete saputo interpretare, per la forza della vostra professionalità e da parte mia l'impegno personale di una cittadina orgogliosa e di una figlia orgogliosa di Napoli, che non sarete mai soli. Grazie. Sono commossa, grazie mille. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che questo passaggio, come dicevi tu, alla concretezza, noi in realtà è partito un anno fa, quando abbiamo per la prima volta installato delle targhe storiche, tu lo sai, dove raccontavamo la storia prima ai cittadini e poi ai turisti, perché queste targhe in cui noi raccontiamo una curiosità, un aneddoto su una strada, su una piazza, su un palazzo, sono principalmente, le persone hanno pensato sono rivolte ai turisti, perché magari c'era anche la traduzione inglese e quant'altro. In realtà è proprio questo l'obiettivo, arrivare prima alle persone di qui, perché questo è il problema sostanzialmente. Quindi noi siamo usciti dal mondo digitale perché per la prima volta abbiamo ricevuto un affetto e una soddisfazione da questa esperienza concreta, pratica, che è stata indescrivibile. Quindi abbiamo detto forse questa è la strada giusta, paradossalmente è il contrario, forse dobbiamo tornare alla concretezza. Adesso io passo la parola a invece Sergio Fermariello. Io l'ho voluto fortemente in questa rivista, che lui è un grande artista e anche lui ha lasciato le sue opere d'arte tra le strade, in realtà. Le ha lasciate nelle metropolitane, all'aeroporto di Capodichino, tutti noi l'abbiamo vista una sua opera. E l'ho scelto proprio perché come noi era accomunato da questo, cioè da lasciare qualcosa di concreto alla città, oltre alle sue mostre, vabbè, a New York, ovunque. Quindi io ti ringrazio di essere qui e ti lascio la parola. Grazie Laura, buonasera a tutti. No, in realtà le opere per strada non è che io le lascio, nel senso che mi viene chiesto di metterle, però diciamo che a lasciarle e a curarle passa una certa distanza. Per esempio l'esperienza della metropolitana, che mi ha visto coinvolto 20 anni fa, mi ha deluso, perché noi siamo molto bravi a inaugurare le cose, però la cura è un passaggio successivo che noi, non so se farne una questione napoletana, italiana, dimentichiamo spesso di ottemperare questo aspetto. La cura è una cosa fondamentale. E anche come artista, io certe volte, no, ripeto, ne faccio anche una questione nazionale, spesso veniamo usati come quasi come fioriera rispetto a un, ma non come soggetto attivo della storia,
E quindi voglio dire, sì, è vero che vengo chiamato, però non è, io sento che noi usiamo spesso parole dell'arte contemporanea, ma non la lingua del contemporaneo. Noi come artisti spesso in questa città veniamo invitati nelle ex prigioni, nelle ex carceri, penso al castello, dal Castello dell'Ovo a Castel Sant'Elmo. Questo non fa onore alla qualità che un artista di arte contemporanea potrebbe avere in uno spazio dedicato all'arte contemporanea, immagino quello che succede nel nord dell'Europa, eccetera. Beh, ma non volevo fare questa una questione, volevo veramente augurare a questi ragazzi quello che per noi è stato importantissimo per la mia generazione, fare politica. Io penso che dietro questa rivista debba, non so se già c'è un minimo di ideologia culturale, di visione dell'orizzonte culturale, una vena di politica, perché questo è fondamentale. Io mi auguro che questi ragazzi vedano nella politica la possibilità di essere un po' come dei guardiani. Cioè, prima si diceva che il male è vero, parlare male potrebbe essere deprimente, però per esempio noi abbiamo avuto delle grandi ferite, per esempio in questi anni la ferita del Parco della Rimembranza. Io vorrei che se ne parli finché non si curi questo aspetto e vedere anche la possibilità di uscire da curare la ferita. Quindi sarebbe bello che questi ragazzi così veramente entusiasti della nostra regione, della nostra città, si occupassero in termini proprio quasi come le Iene lo fanno in televisione, cioè in maniera quasi, farne quasi una passione costante, fino a che il problema non si risolve. Quindi prendere delle questioni positive, che intanto sono negative, ma che si possano superare attraverso la vostra iniziativa costante. Quindi monitorare e denunciare fino a che non si superino questi chiamiamoli problemi. Io avrei tantissime cose da dire, ma mi hanno detto che devo parlare poco. grazie. Allora, prima di passare la parola a Marco Verillo, che ci ha appena raggiunto, volevo dire un attimo giusto due cose sulla questione campane, perché noi siamo nati come Storie di Napoli, però ora me lo vedete sulla maglietta anche, purtroppo in diretta non so se non credo si riuscirà a vedere la mia maglietta. Comunque, perché Storie Campane? Perché a nostro avviso, uno, la nostra redazione non è più fatta da napoletani, cioè siamo nati qui a Napoli, io sono napoletano chiaramente, e quindi Storie di Napoli è nato con questa origine, ma campane perché adesso noi stessi ormai veniamo dalla provincia di Salerno, dalla provincia di Benevento, dalla provincia di Caserta, ci sono persone che vengono da ogni parte di questa regione e c'è un profondo senso di riscoperta, perché un altro problema molto grosso secondo me è quello del napolicentrismo, cioè i napoletani, vabbè, come tutte le ex capitali d'altronde, parlano sempre di loro stessi di solito, cioè quindi anche magari vai a oscurare delle meraviglie come quelle dell'area salernitana, vai a oscurare tutta la zona irpina che fondamentalmente è il beneventano, Benevento è come se fosse una regione a sé tutta la provincia di Benevento, cioè quindi c'è un senso di unità culturale del nostro territorio che invece paradossalmente è tanto diviso, perché ha avuto storie tanto divise, da dover riscoprire. E quindi ci sono una serie di personaggi, di culture da dover valorizzare, da quella del... A me ha affascinato molto la storia del Principato di Salerno, che è stata nel Medioevo, e non per poco tempo, una città tra le più importanti d'Italia e del Mediterraneo. A Salerno c'era la Fiera di Salerno, che raccoglieva praticamente tutto ciò che veniva dal Mediterraneo, venivano come mercanti, anche dall'Asia addirittura a Salerno per vendere. C'è Benevento, che è una città che ha una storia infinita, millenaria, e chiaramente ha avuto tutta una sua storia da Stato della Chiesa, che è completamente avulsa da quello del Regno di Napoli. Quindi ci sono tutta una serie di individualità, così come nella nostra copertina c'è Pietrazza, proprio perché c'è un senso di specialità in ogni luogo. Nella costiera, Sorrento, abbiamo dedicato un articolo a Sorrento perché c'è la storia della politica locale, c'è un sedile che erano i luoghi dove si radunavano i nobili. Noi a Napoli non li abbiamo più i sedili, stanno a Sorrento, sta ad Aversa. Quindi dobbiamo riscoprire tutte queste specificità per ritrovare sempre quel senso di orgoglio di cui hanno parlato tutti. Ho parlato troppo, però, e ora lascio a Marco. Grazie Federico e buonasera a tutti, grazie per essere qui così numerosi per un'iniziativa importantissima che riguarda la nostra identità, riguarda la nostra storia, riguarda ciò che siamo stati, ciò che siamo e anche ciò che saremo.
Nella mia attività di giornalista e scrittore, con tanti libri che ho scritto sulla storia di Napoli, ricalcando anche un po' le orme, insomma, dei ragazzi di Storia di Napoli, perché ci siamo ispirati a vicenda, c'è stata sempre questa osmosi naturale tra le cose che raccontavamo. Una delle cose più belle che mi sia successa fu, al termine di una presentazione di un mio libro, una ragazza, insomma, sui 17-18 anni, che mi si avvicinò e mi disse: io ti devo ringraziare perché io odiavo Napoli, odiavo la mia città, odiavo la mia terra, non la capivo, la detestavo, non riuscivo a interpretarla, mi sembrava davvero una città ostica, inaccessibile. Invece, grazie alla conoscenza, grazie alla chiave interpretativa di quello che tu hai scritto su Napoli, io sono riuscita a togliere il velo dagli occhi e sono riuscita a capire quanta straordinaria bellezza, importanza storica e anima ci sia dietro questa terra e dietro questa città. Io credo che il presupposto di un'operazione del genere, di storie campane, abbia proprio un obiettivo davvero simile. Non solo, ecco, togliere il velo nei riguardi non soltanto della nostra città, ma dell'intera nostra regione, che in qualche modo deve essere riscoperta e deve essere valorizzata e dunque amata, ma il fatto che questo nasca proprio da dei ragazzi che riscoprono la propria terra e la raccontano, insomma, i loro coetanei e non solo, questo ci dà una grandissima speranza, perché in realtà uno dei problemi di questa città, secondo me, insomma, negli ultimi decenni, è il fatto che per un certo momento non è stata raccontata a dovere, e non essendo raccontata e spiegata, non è stata poi rispettata in alcune cose. Per esempio, io, diciamo, racconto sempre questo aneddoto che riguarda il nostro centro storico, nel quale ci troviamo, nel quale siamo immersi. C'è una meravigliosa stele di epoca greca dalle parti diciamo, la chiesa di San Nicola al Nilo, l'incrocio che vecchio cardo che congiunge il decumano inferiore a quello, insomma, di via Tribunale. Beh, lì c'è una stele di epoca greca con un'iscrizione in greco che racconta delle fratrie, insomma, una delle prime famiglie aristocratiche che governavano Napoli, Neapolis, nel momento della sua fondazione. Ebbene, quell'iscrizione è quasi sempre deturpata, così come le meravigliose testimonianze di epoca romana che si trovano sul campanile della Pietra Santa. Ma ciò perché avviene? Perché non c'è conoscenza di ciò che quell'opera d'arte, quella testimonianza, quel meraviglioso lascito dei nostri antenati rappresenta. E quindi, non conoscendolo, si tende poi a deturpare. Io credo che, insomma, la conoscenza, attraverso la divulgazione culturale, attraverso un'operazione del genere, possa fare in modo che la nostra terra possa essere rispettata ed amata al massimo. E soprattutto il grande merito di Storia di Napoli e ovviamente di Storia Campania adesso è il fatto di essere riusciti a compiere anche una narrazione a 360 gradi. Sono partiti dal mondo del web, raccontando ovviamente le leggende, gli aneddoti, retroscena su ogni via, su ogni piazza. Vi assicuro che è un pozzo senza fondo, non si finisce mai su questa città in particolar modo, ma figuriamoci nella nostra ricchissima regione, che ha una storia stratificata, una storia millenaria degna, insomma, delle più grandi regioni d'Europa, perché non dimentichiamoci che la Campania è stata fulcro del Mediterraneo, è stata una regione centrale che come una spugna ha assorbito dominazioni, ha assorbito influenze culturali, anche la nostra lingua è impregnata di parole greche, francesi, spagnole, arabe addirittura, e così come l'intera nostra terra ha tutta una serie di influenze e che poi si esplicano nei straordinari monumenti di cui veniamo a conoscenza. Quindi loro l'hanno iniziato a raccontare in maniera scritta sul web, poi sono passati all'efficace mondo della comunicazione video,
e quindi bellissimi video che vedete di Storia di Napoli, che insomma Federico fa e continua a fare insomma con la sua equipe, che continuano a entusiasmare e soprattutto a far vedere alle persone e far toccare con mano le meraviglie della nostra terra. E poi a un certo punto una riflessione profonda li ha portati al mezzo cartaceo, che sembrerebbe, diciamo, appunto un mezzo superato, un mezzo antiquato, invece ce n'era assoluto bisogno, non solo perché un formato diverso, l'odore della carta ovviamente, il fatto che possa essere conservato e tenuto in una libreria, in una biblioteca, ha un'importanza fondamentale, perché il web è di facile consultazione, però appunto il web è anche molto aleatorio e anche insomma si scrive un po' sulla sabbia per quanto riguarda il web, ed è difficile poi andare a reperire e andare poi a conservare determinati articoli, determinate cose. Invece uno strumento come questo può essere utilissimo per chiunque, insomma, per la consultazione, per collezionare e soprattutto per riscoprire dei posti fantastici. E questo è un primo numero davvero stupendo, perché si racconta veramente da est a ovest, da nord a sud, si raccontano tutta una serie di chicche della nostra regione che sono assolutamente imperdibili. Non soltanto i siti maggiori che possono essere individuati come Pompei, e quindi c'è tutta la narrazione della scoperta di Pompei e di Ercolano avvenuta quasi per caso all'epoca dei Borbone, che ebbero questa illuminazione insomma degli scavi, anche quasi come propaganda del loro regno meridionale. Dall'altro lato c'è Puteoli, che è un'altra delle capitali tra virgolette della nostra regione, un porto che già in epoca romana assorbì i culti, influenze, merci, ma anche religioni che venivano insomma dall'Oriente. C'erano culti di tutti i tipi a Puteoli, ma poi arrivò il cristianesimo con San Paolo. Vedremo come poi tutto questo porterà alla trasformazione del Tempio di Augusto in un duomo meraviglioso che i ragazzi di Storia Campana invitano a visitare e che raccontano molto bene, con meraviglie d'arte che ci sono lì dentro, come i quadri di Artemisia Gentileschi, che noi credevamo dimenticati e che invece sono uno scrigno incredibile e inossidabile di bellezza, di sapere. Ma soprattutto ci sono anche dei luoghi semi sconosciuti, dimenticati, e che vale la pena insomma che vengano riscoperti e vengano appunto valorizzati, come per esempio a Nocera Inferiore un meraviglioso battistero di epoca paleocristiana, oppure in altre circostanze, come a Napoli la chiesa del Teschio delle Orecchie di Santa Lucella, guarda caso un'altra chiesa, un altro luogo che era stato abbandonato, ma che grazie alla forza di ragazzi, di giovani che ci hanno creduto, che hanno capito che la cultura è il nostro vero petrolio, il nostro vero patrimonio, il nostro tesoro da dover coltivare quotidianamente, beh, loro sono riusciti a riaprirla e a renderla fruibile dopo 40 anni. Ma poi ci sono insomma tantissime altre cose straordinarie insomma in questo volume, come per esempio la riscoperta di un'oasi dalle parti di Mondragone, un'oasi bellissima, dove ci sono addirittura i fenicotteri, cosa che nessuno penserebbe immaginando il litorale Domizio. E poi tante altre chicche, insomma, come le stele di Sandro Lorenzello, la costruzione poi dell'ospedale Rizzoli a Ischia legato al personaggio di Angelo Rizzoli. E questo poi ha anche un altro merito, secondo me, quello di cercare di riunificare anche le tante divisioni culturali e sociali che ci sono all'interno della nostra regione, no? Sappiamo che insomma per diverse ragioni, poi soprattutto storiche, poi sono diventate sportive nel tempo, insomma ci sono diatribe, ci sono divisioni, e invece questo per una regione straordinaria come la Campania, che deve fare dell'Unione la sua forza, e questo è un discorso che vale anche per la nostra città, per i suoi quartieri, per le sue periferie. Beh, io credo che insomma
la vera unione, la vera sintonia, la vera forza che possa scaturire da tutto questo c'è solo grazie alla cultura. E quindi devo veramente, insomma, ringraziare questi ragazzi per il loro impegno, per la loro opera, perché questo, insomma, è un obiettivo importante che vedrete che, insomma, nel tempo porterà certamente i suoi frutti. Ok, ci proviamo così. Allora, io voglio innanzitutto ringraziare tutti i nostri ospiti meravigliosi che hanno parlato qui e voi per averci seguito. Prima di salutarci vi voglio presentare, anzi, i nostri protagonisti qui, e volevo dire anche un'ultima cosa, cioè dietro questa rivista c'è una cosa molto importante. Questa rivista ha un importantissimo volto femminile, e ci tengo a dirlo questo fatto. La nostra direttrice editoriale Laura, che ha lavorato tanto e dove c'è, ecco, è una cosa molto importante da dire di questi periodi, perché a volte, sai, uno, cioè, ci sta quella, ecco, quella, quel qualcosa in più, quella fattività della donna che è fondamentale, cioè è una cosa secondo me fondamentale, perché dove io non arrivavo, arrivava Claudia, che è la nostra organizzatrice di questo evento. Se siamo qui oggi dobbiamo ringraziare Claudia. Arrivava Laura Davossa, che invece ha organizzato alla perfezione questi articoli, è arrivata Laura Capuano, che ha disegnato la copertina, la nostra bravissima Laura, la nostra disegnatrice, è arrivata Beatrice, è arrivata Chiara, che quando voi vedete i post sui social li ha fatti Chiara, che ora sta facendo le foto, cioè, quindi pensate voi, ecco. Questo, Storie di Napoli, Storie Campane, sono due realtà che ormai ho assimilato, ma in realtà sono due attività che hanno molte, una presenza femminile enorme, e io ne sono molto orgoglioso, e quindi voglio sottolineare questa cosa. E ora lascio per il saluto Claudia e Andrea Matacena, che è il nostro artista, che ha fatto queste foto bellissime. Io riprendo la parola giusto per salutarvi e per invitarvi a scorgere tra questo bellissimo giardino le immagini di Andrea Matacena, le fotografie di Andrea Matacena che ci ha fatto il grande regalo di rendercele fruibili stasera qui e raccontarci ulteriormente altre storie, le storie delle sue fotografie. Vi invito quindi, se volete, a comprare la rivista. C'è lì Beatrice che vi aspetta, l'altro volto femminile di cui parlava Federico, che ringrazio ancora una volta per le belle parole. Ringrazio la Mosaico Enterprise per aver supportato questo evento e di nuovo tutti i nostri ospiti. Se Andrea vuoi dire due parole rispetto alle tue fotografie? No. Ok, allora passo la parola ad Andrea, vi ringrazio e vi saluto. Grazie a tutti. Salve a tutti, innanzitutto per me non è semplice parlare dopo dei mostri sacri di Napoli, insomma. Quindi mi... Grazie mille. Come esatto. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui. Come vedete ci sono alcuni miei scatti in mostra. Ringrazio in primis Federico, che mi ha dato la possibilità di mostrarvi le mie opere. E soprattutto ringrazio gli sponsor, che ci hanno dato sicuramente una grande mano alla stampa di queste fotografie, che sono Hollywood Dinner, l'Albero di Visconti e la Narius Bischeller, zona Montepuschi. Quindi sicuramente credo ci sia un grande ringraziamento per loro. Sono un tipo di poche parole, cerco di far parlare le mie fotografie, quindi non mi dilungo più di tanto. Ringrazio tutti quanti per essere venuti qui. Grazie. Aspettate. Perché vi invito per un piccolo rinfresco che abbiamo organizzato lì dietro, ci saranno i piattini con qualcosa da mangiare, quindi vi invito, oltre a acquistare la rivista, ripeto, anche a poter godere di un piccolo buffet. Grazie mille ancora e ringraziamo Palazzo Venezia di nuovo per l'ospitalità.